È un disegno fatto da un capomastro, pensate voi, veramente orrendo. Dice, che cos'è? Boh, ve l'ho colorato per farvi capire meglio, meno male si vede l'azzurro. Questo che vedete è un fosso, si chiama Anconello, che ovviamente qui siamo al parco dell'Anconella, perché prende il nome da questo fosso. Questo fosso c'è scritto Anconello Nuova, quindi era già stato deviato. Qui siamo alla fine del 1400. Quindi c'era un fosso inizialmente in Via del Paradiso che venne deviato accanto a Via Ripoli. Qui è Via Ripoli e accanto c'è il fosso dell'Anconella, perché questa, Bandini, è la proprietà del Bandino. Quindi, per farvi capire, angolo Via Ripoli con Via del Paradiso, va bene? Quindi la vecchia Anconella, il vecchio fosso dell'Anconella, dopo che venne deviato da Via del Paradiso, cioè nel 1300, nel 1400 venne portato accanto all'attuale Via Ripoli. Vi dico i nomi delle strade di oggi per farvi capire. Qui a Gando c'è scritto, dov'è? Fila di fichi. Ha voluto precisare il capomastro che ci hanno messo in questa strada alberi di fichi. E questa sarebbe una strada, la chiama Viottola Nuova, che adesso è sparita, non c'è più. È una viottola, diciamo, che da Via di Ripoli, civico 118, entrava all'interno della proprietà e andava a sfociare nell'attuale Via Arcangeli, va bene? Per darvi un'idea così alla larga. Ecco, questa è la prima mappa esistente, più dettagliata rispetto a quella di Leonardo, di una parte della zona del nostro quartiere. Ecco, dicevo, Anconello. Cosa vuol dire Anconello? Qui vedete anche un ponticello, perché ovviamente il fosso doveva passare sotto e la gente ci doveva camminare sopra. Anconello vuol dire, c'è anche Via dell'Anconella, è in Porta San Frediano, perché le Anconelle erano queste saracinesche di legno che si aprivano e si chiudevano per far defluire le acque in questi fossi, in questi scoli. E quindi li chiamavano, lì c'è l'Anconello, Anconello, Anconello, col passare degli anni, Anconello, anche Anconella, ecco. E tu dici, dai, il parco dell'Anconella, ma nessuno mai si è domandato perché questo non è assurdo, il parco dell'Anconella. E questi documenti non si trovano negli archivi di Stato, non si trovano negli archivi del Comune di Firenze, perché sono documenti privati delle famiglie nobili e patrizie fiorentine, tra cui i Bandini, i Niccolini, i Baroncelli. Quando vennero via loro a fine dell'Ottocento dal Bandino, si portarono via tutta la documentazione del nostro quartiere. E solamente in questi archivi privati li possiamo ritrovare. Ecco che meraviglia, guardate, questo è il nostro territorio preso dall'alto. Attenzione, vi faccio vedere. Questa che vedete, che fa così, che fa questa curva, è il fosso dell'Anconella, deviato per la seconda volta. Quindi vi ho detto, prima il fosso dell'Anconella era in Via del Paradiso, poi venne deviato davanti a Via Ripoli e poi venne deviato qua giù in fondo. E questa è l'attuale via d'Antiochia, via Datini. Ok? Dove finivano le proprietà del nostro quartiere? Finivano all'attuale via del Bandino. E così si chiama via del Bandino, non a caso. Si chiama via del Bandino perché era la fine della proprietà di tutto il possedimento. E cosa c'era in via del Bandino? C'era la ragnaia. La ragnaia è un bosco, un piccolo boschetto, dove i signori ci buttavano ovviamente le reti sopra a questi alberi a basso fusto, gli uccelli rimanevano incastrati in queste reti, le prendevano e le portavano via. Quindi via del Bandino è la vecchia ragnaia. Questa è una mappa del 1680, mi sembra, una cosa del genere.